Bene, intanto vi dico chi sono, insomma, e poi vi dirò anche quello che mi è stato chiesto di raccontarvi. A me non piace tanto raccontare, mi piace soprattutto cercare di dialogare. Oggi abbiamo risolto il problema, c'è stato un attimo così di suspense per via dello streaming, ma di cui parleremo un'altra volta. Allora, chi sono io? Intanto mi chiamo Luigi Di Prinzio, io sono abruzzese di origine, ma è da una vita che sto a Venezia, anche se ho lavorato altrove. Sono un professore universitario, sono un associato, sono laureato in architettura a Venezia, però in altri tempi, nel lontano 1970, quando avevo 25 anni, quindi insomma un'altra era geologica. Però mi sono laureato in urbanistica, quando la scuola di urbanistica allora era una punta di eccellenza sostanzialmente, perché aveva sostanzialmente introdotto nel dibattito politico e culturale proprio il concetto dell'organizzazione della città, e quindi ha aperto proprio un fronte nuovo, fortemente innovativo nel dibattito sull'architettura, insomma, ecco. Sono lavorato molti anni fa, ho passato parecchi anni a lavorare in giro, a Roma, soprattutto in società di consulenza italo-francese, poi sono tornato all'università e sono rimasto lì. Quindi ho fatto il professore all'interno della facoltà di urbanistica che era stata istituita da Giovanni Astengo, forse tu lo conosci, ma soltanto Silvia può conoscerlo, ma giustamente informatici oppure economisti che sono qui presenti in questo momento sicuramente non lo conoscono. E per me è stata importante quell'esperienza perché ho cominciato da allora a ragionare sul tema dell'informazione, che credo sarà una parola chiave di questa nostra giornata. Ovviamente l'informazione ha avuto un grande impulso con lo sviluppo delle nuove tecnologie, quindi è stato proprio un connubio veramente straordinario, no? Tra due paradigmi, che ha dato tutta una serie di risultati. Beh, insomma, quindi mi sono occupato di informazione del territorio, ambiente e città. E da lì, mano a mano, appunto, le nuove tecnologie hanno tracciato anche il mio percorso come ricercatore e anche come persona che si è occupato di formazione. Quindi ho fatto molti anni di formazione all'interno della Facoltà di Pianificazione, allo UAV, e poi ho cominciato a costruire dei miei progetti. Mi sono occupato di formazione, avevo questa riferimento forte, questa forte spinta culturale, anche di curiosità personale. E nel, ormai molti anni fa, 20 anni fa, ho fondato il primo corso in Italia, Sistemi Informativi Territoriali, che è stato il primo corso in Italia che ha aperto un fronte, credo, interessante, significativo. Allora era un pochettino complicato parlare di queste cose. Era un po' complicato. Adesso credo che ogni comune italiano, 8.104 comuni in questo nostro paese, hanno un sistema o qualche cosa che assomiglia a un sistema informativo territoriale. Comunque, tutti i comuni di media grande dimensione hanno appunto una qualche struttura che si occupa di organizzazione delle informazioni territoriali, informazioni georiferite. Poi da lì quel corso di studi è stato replicato a Torino, anche a Torino, al Politecnico, poi a Roma e così via. Poi la crisi ha un po' modificato il tutto. Quel corso poi si è andato in teledidattica sul Consorzio Nettuno. Qualcuno di voi conosce il Consorzio Nettuno, però il Consorzio Nettuno, molti di voi conosce soltanto l'aspetto un po', come dire, più deleterio. Cioè l'attività sul satellite, che è un'attività sostanzialmente notturna, quindi uno apre la TV quando c'ha un problema di digestione, insomma, che si sente male, c'ha qualche cosa, accende quella roba lì, guarda quelle lezioni
peggiora la propria condizione. Ma in realtà Nettuno aveva invece il grosso dell'offerta formativa, ce l'aveva poi mano a mano sul web, su internet e così via. Quindi in realtà quella è una sorta di vetrina che a mio avviso ha poca efficacia. Ma poi siamo usciti dal consorzio Nettuno e abbiamo cominciato a sviluppare attività formativa a distanza utilizzando nuove tecnologie, anche perché ormai sono alla portata veramente di tutti dal punto di vista della tecnologia necessaria e quant'altro. E quindi poi è nato la laurea magistrale in sistemi informativi territoriali e teleradiamento, quindi con un'integrazione sul versante della elaborazione dei dati che provengono dai sistemi di osservazione della Terra, quindi dalla galassia di satelliti che hanno appunto come missione specifica quella di osservare appunto questioni che riguardano appunto dalle condizioni ambientali, la sicurezza idrogeologica e così via, così via, così via. E l'ultimo nato è appunto la nuova laurea magistrale che si chiama Innovazione Tecnologica e Design per i Sistemi Urbani e il Territorio. La parola chiave è Smart City, è una delle cose che è uno dei temi che ricorreranno continuamente nella nostra giornata. Smart City, Smart Community, Smart City soprattutto è un termine che ormai si sta consumando, no? Proprio perché non ha una definizione consolidata, significa di fatto innovazione, cioè immaginare appunto dei nuovi scenari di cambiamento per nostra città, il nostro territorio. Nuovi scenari di cambiamento che sono sostenuti da, appunto dalle nuove tecnologie, che sono viste come condizione abilitante per questa nuova condizione in cui ci troviamo sostanzialmente. Io credo che anche questa struttura straordinaria in cui mi avete oggi ospitato, credo che sia anche uno dei tanti segni di un cambiamento in atto, ma non soltanto perché è cambiata la destinazione, ma perché è utilizzata sostanzialmente per un'iniziativa di formazione e di riflessione sul mondo che cambia. Questo è un po' il senso che io spero riusciamo a dare insieme a questa, insomma, alle ore che passeremo insieme. Insomma, ecco. E contemporaneamente poi mi sono occupato un po' ormai da 2006-2007 anche della partenza di un dottorato di ricerca sempre su questo tipo di temi, quindi innovazione tecnologica orientata ai temi del territorio della città. Poi vedremo insieme un po' di siti, materiali. Ecco, una delle mie dei miei impegni, sempre con un po' di resistenza, è stato quello di documentare tutto e di portare tutto quello che si fa sul web, per cui credo tutte le cose di cui oggi parleremo le potrete ritrovare nei vari siti che poi mano a mano andiamo a vedere. Per tutta una serie di ragioni, perché molte delle attività che ho fatto sono attività di fatto finanziate dallo Stato, dal MIUR. E credo che sia un concetto fondamentale, un concetto politico e culturale insieme, quello di documentare, no, quello che si fa e rendere in qualche modo evidente a chiunque l'attività che si svolge. Io infatti apprezzo moltissimo anche l'iniziativa vostra, insomma, dell'arte e quant'altro, poi di rendere stabile, di rendere, quindi di archiviare digitalmente il materiale, a renderlo disponibile anche per altri, ma oltre che questo atteggiamento giusto di rendere un servizio, però credo si rende anche in qualche modo conto dell'uso che si fanno dei finanziamenti che voi avete a disposizione. Quindi credo sia che di fatto la informazione e la tecnologia devono avere anche una bussola importante, cioè di tenere insieme da un lato appunto certo l'innovazione, ma con il senso generale delle cose che si fanno e anche con un'impronta, diciamo, etica che è importante, soprattutto con i tempi che corrono. Io arrivo da Venezia, voi sapete che il diavolo di disastro accade non soltanto a Venezia, come sapete bene a Milano, con l'Expo, da tutte le parti purtroppo di questo disgraziato paese. Quindi credo che appunto un atteggiamento
di riflessione critica sugli aspetti etici, credo sia una cosa assolutamente fondamentale di cui tener conto. E l'informazione e le tecnologie devono essere in qualche modo mescolate anche con questi elementi. Con questi elementi. O no? Sì? Siete sicuri? Adriano, cosa dici? La tecnologia ha qualche implicazione etica. Sì, certo. Usata dall'uomo. Devi parlare più forte, Silvia, che se no ci sento poco. Perché usata dall'uomo, quanto usata dall'uomo, rientra nella sua potenzialità. Prendete il microfono. Quindi dicevamo che le tecnologie hanno un'implicazione etica nel momento in cui entrano ovviamente in sinergia con l'uomo, con le sue attività quotidiane e con quindi che con l'uso. È un animale. Quindi, in alcuni casi. No, io sono veramente colpito, ma veramente colpito, ferito a morte da queste vicende veneziane, che ovviamente non, appartengono a uno scenario veramente non più sopportabile. Vabbè, ritorniamo a noi comunque. E come ultima faccenda, poi è da lì che pensavo poi di partire, raccontandomi un po' queste cose, ma insomma, è una delle iniziative legate in qualche modo alle cose che credo interessino anche voi, e il varo che è avvenuto ormai, quasi 6 anni fa, 5 anni e mezzo, di uno spin-off, universitario. Allora, gli spin-off ce ne sono circa 8.000 in giro per l'Italia in questo momento, e sono iniziative, gli spin-off possono venire dal mondo universitario, ma anche dal mondo delle imprese o dal mondo delle, sì, da mondi diversi. Questo è uno spin-off universitario, preparato nel 2009. Gli spin-off sono appunto delle società profit, attenzione, sono società. Questa Unisky, che è lo spin-off che ho promosso, di cui sono ancora il presidente, è un SRL con 100.000 euro di capitale, e che è stato costituito per sviluppare servizi di monitoraggio del territorio, dell'ambiente e della città, basato sull'utilizzo intensivo di nuove tecnologie. Infatti c'è una sorta di filiera, e io credo che questa sia una cosa molto interessante, sicuramente per il mondo accademico, una filiera che va dalla laurea magistrale su innovazione tecnologica e design, la dottorato di ricerca, perché è fondamentale avere una connessione tra questi diversi livelli della formazione, il secondo e terzo livello, e gli spin-off, che sono un intento, sono progetti destinati al trasferimento tecnologico, ovviamente, della ricerca pubblica verso il territorio, verso le imprese e così via. Credo che abbiano una funzione non banale, ce ne sono molti. E gli spin-off, questa è una delle questioni che i vostri colleghi mi hanno chiesto di poi spiegare meglio, e sostanzialmente danno conto, sono una forma attraverso la quale appunto l'università esprime la terza missione. Terza missione è una cosa credo molto poco nota. Voi avete frequentato l'università, quali sono le missioni dell'università? La didattica alla ricerca, le prime due missioni, però c'è una terza, che è la terza missione, che è quella della responsabilità nei confronti del territorio, cioè, o no? E questo vuol dire occuparsi del mercato del lavoro, avere quindi una sensibilità sulle domande che esprime appunto il territorio, il mondo dell'impresa, il mondo dell'amministrazione pubblica, quindi connettere i percorsi di formazione con le prospettive offerte dal mercato del lavoro. Lì siamo bravissimi in generale, purtroppo il mondo universitario è un mondo fortemente caratterizzato, adesso spero che mi sentirà qualche mio collega e che magari mi manda qualche messaggio, luigi@uhub.it,
E lì siamo veramente in grave ritardo, proprio sul versante della terza missione, sulla responsabilità, no? Nei confronti appunto del mercato del lavoro. Ma ci sono correnti di pensiero molto diverse su questo tema. In generale il mondo, ci sono moltissime ovviamente eccezioni, ma il mondo dell'università è un mondo fortemente autoreferenziale, come molti di voi credo abbiano ben chiaro in mente, insomma, ecco. Queste un po' sono le cose di cui mi sono occupato fino a questo momento, insomma, ecco. Nel frattempo, c'è stata una cosa importante per ciascuno di voi, non solo voi tre che siete qui, ma anche per chi è a casa, in streaming, e il decreto dello sviluppo 2012, dicembre 2012, ha aperto tutta una serie di prospettive cercando di reimmaginare strumenti per rimettere in moto come lo sviluppo economico. E all'interno dei vari provvedimenti previsti dal decreto dello sviluppo, dicembre 2012, ripeto, c'è anche appunto la definizione di questo nuovo formato. Quindi si apre il versante delle start-up, che è uno degli argomenti che credo vi interessino. E lo spin-off si è trasformato, in ragione delle opportunità che quel decreto ha dato, in start-up innovativa certificata. Cosa vuol dire? Siamo rimasti più o meno quelli, ma abbiamo avuto già una serie di vantaggi. Ad esempio, i nostri costi bancari si sono ridotti del 50%. Quindi già questo non è banale, quindi dal 9,5 a 10 che pagavamo anticipo fatture, se qualcuno di voi ha un po' di esperienza, sicuramente tu, Adriano, anticipo fatture o fido, e dal 9,5 a 10% siamo andati a 3,9, 4, che è una bella differenza, insomma, quindi un risparmio non banale. Lo spin-off è costituito da alcuni docenti, da alcuni dottori di ricerca, alcuni dottorandi, ma soprattutto da imprese, che è la condizione fondamentale perché appunto una iniziativa di spin-off abbia un futuro possibile. Infatti gli spin-off hanno, io insisto un po' su questo tema perché poi mi è stato segnalato, insomma, no? E hanno una forte natimortalità, vuol dire che ne nascono molti e ne muoiono anche molti. E ne muoiono molti, soprattutto quelli che sono caratterizzati da una componente prevalentemente universitaria accademica, e quindi che non ha quella linfa fondamentale di relazione con il mondo che io chiamo reale, che è il mondo delle imprese sostanzialmente, o dei grandi enti che si occupano appunto di gestione, ad esempio, del territorio, come nel nostro caso. Sì, e questo. Vabbè, comunque poi se questa cosa vi interessa possiamo tranquillamente, vi posso raccontare nel dettaglio come siamo nati, gli errori soprattutto che abbiamo fatto e le prospettive, le speranze che oggi ci sono. Abbiamo passato degli anni molto molto difficili, 2011-2012, adesso le condizioni sono leggermente migliorate. Ma adesso io credo che più che ad uno spin-off, dunque nello spin-off il nostro Ateneo, lo UAV, c'è il 10% del capitale sociale, che è una condizione credo importante perché dà ovviamente anche il senso dell'interesse di un Ateneo all'interno di un'iniziativa di questo tipo. Lì allo UAV c'è solo questo spin-off per adesso, ma in molti Atenei, ad esempio quello di Padova c'è una ventina, insomma il Politecnico di Torino, Adriano ce ne saranno, credo una trentina, ma poi c'è anche un Business Innovation Center, quindi per una struttura di supporto alle attività di trasferimento tecnologico, del resto del Politecnico, ma anche il Politecnico di Bari, non so qual è la situazione, gli spin-off, ma ce ne sono sicuramente diversi. Però credo che oggi come oggi vale la pena più pensare ad una start-up, quindi alle caratteristiche di un'iniziativa di impresa che tenga presente dell'innovazione giuridica in questo versante. Comunque queste sono delle alternative su cui vale la pena, credo, fare un ragionamento. Siccome la prima
domanda. Io ne ho, guardate, qui ne ho 6 richieste che mi sono state fatte. Quindi domande raccolte, immagino, da qualcuno delle persone come voi iscritte. La prima richiesta è questa: panoramica su strumenti e tecnologie per la rappresentazione. Ma a me la rappresentazione non è un tema, vabbè, questo Giuseppe mi critica, è un tema che non mi piace tanto, poi vi dico anche il perché. Comunque il senso è questa cosa così. Io però preferisco meglio, più che rappresentazione, per la conoscenza. Voi sapete che c'è, insomma, una relazione stretta tra questi termini, insomma, tra dati, formazione e conoscenza, insomma, no? Poi vediamo chi di voi ha un po' un'interpretazione. Che differenza c'è tra un dato e un'informazione? Dai Silvia, adesso non mi deludere. Vabbè, mo ci pensi. Però Adriano, tu, tra dato e informazione c'è una differenza fondamentale. È il carattere del dato. No. L'informazione è il dato più il significato. Lui è uno scienziato del dato, perché, insomma, vabbè, per forza dico giusto, esattamente. Esattamente. E si può anche dire che l'informazione è il dato più l'intelligenza, cioè più è il dato e un modello interpretativo del dato, quindi ovviamente una, no? Un valore aggiunto che parte però dal dato. Che conoscenza che cos'è, Daniele? Economia. Ci sta anche con, ormai uno dei nuovi segmenti innovativi del mondo dell'economia è l'economia della conoscenza. Sì. Sì. Economia della conoscenza. Vabbè, però conoscenza cosa ci possiamo intendere? Beh, anche lì c'è un, ovviamente possono esserci, come dire, approcci e significati differenti. Però credo che ce n'è uno che ci interessa di più, soprattutto per chi si occupa del territorio, degli ambienti e città. Quindi conoscenza, come la possiamo? Qual è il passaggio tra dato, informazione e conoscenza? Beh, anche qua c'è una responsabilità. Ma qui sono meno sicuro, devo dire. Silvia? Il passaggio dell'informazione sul soggetto. L'informazione acquisita dal soggetto, interpretata. Per soggetto cosa si può intendere? Cosa il intendi? Il futuro, il tempo, quello a cui l'informazione è rivolta, quello per cui l'informazione è elaborata. Sì, ci siamo abbastanza vicini. Daniele? Ci sto pensando. Sta pensando. Sì, vabbè, insomma, anche per non tirare troppo lunga. Beh, insomma, conoscenza è una delle possibili, ovviamente, significate attribuire a questo termine per quanto riguarda la relazione tra dato e informazione, è il trasferimento di un quadro di elementi informativi al mondo delle comunità, al mondo delle comunità locali, quindi ha una connotazione sociale, cioè l'acquisizione sostanzialmente di informazioni da parte di una comunità, dove la conoscenza di un problema, di una criticità che ad esempio il territorio o la città esprime, è la condizione fondamentale da cui partire per poter intervenire, per poter immaginare azioni di partecipazione, di cambiamento, dei progetti o delle soluzioni che siano in grado di, come dire, coinvolgere segmenti diversi della comunità, anche ovviamente portatori di interesse, portatori di diritti a processi di cambiamento. Stiamo parlando di innovazione tecnologica e soprattutto di territorio, credo che una delle istanze più diffuse è quella verso il mutamento delle condizioni in cui ci si trova, delle condizioni critiche. Proviamo a fare una rapida mappatura delle condizioni critiche caratterizzano le vostre città. Vabbè, abbiamo parlato prima di Taranto. Da noi diciamo, ce ne sono diverse, ma quella drammatica è quella ambientale fondamentalmente. Il problema. Patologie. Beh, ma accidenti, adesso torniamo, facciamo dei piccoli salti un po' sulle nostre cose. Beh, insomma, ma come si misura in qualche modo le condizioni qualitative, ad esempio, dell'aria che respiriamo? E tra l'altro cioè, non c'è solo il problema dell'aria, ma c'è anche il problema di quello che si mangia, di quello che si beve e così via.
Come si misurano secondo te questi elementi, come dire, critici? Adriano, adesso non con mi dire. Con i sensori. Siamo sostanzialmente in una condizione di sensoristica diffusa. Qui credo che non ce ne siano granché. Anche perché, tra l'altro, i nostri smartphone qua non ricevono e quindi sostanzialmente sono inattivi. Qua, ma qua dentro ce ne sono almeno 5-6 diversi, no? In quelli di ciascuno di noi, sostanzialmente. Siamo in un mondo fortemente caratterizzato da sensoristica diffusa, e che sono, come dire, una fonte di alimentazione cruciale. Sono produttori di dati, ovviamente, sono appunto sensori che sono in grado di acquisire misure. Le misure servono per essere, per costruire strutture di dati, Adriano ce lo insegna, forse avrete anche sentito parlare di strutture di dati, che sono, come dire, una risorsa fondamentale, no? Per poter creare quadri di conoscenza condivisi a partire da dati, ovviamente, e quindi da modelli interpretativi degli stessi. Sensoristica, quindi grande disponibilità di dati e quindi possibilità di elaborazione dei dati, nuove tecnologie, non soltanto nuove tecnologie, ma sicuramente nuove tecnologie, e ovviamente tutto quello che Internet, il mondo del web, ci dà, quindi possibilità di condividere, di conoscere, di comunicare e di rappresentare. Questo è di rappresentare, che è uno strumento fondamentale dei processi di conoscenza, perché una conoscenza senza appunto modelli appunto di condivisione, di rappresentazione, e anche qui ad esempio tutta una serie di aspetti legati all'infografica sono assolutamente cruciali. E partiamo un momentino esattamente da queste cose che a Giuseppe sicuramente interessano, ma non soltanto a Giuseppe. Allora, su questo sito, vedete, adesso vediamo un po', queste slide danno un po' un'idea molto sintetica delle tecnologie, ma ci ritorniamo con... Allora, vediamo un po' se... perché c'è questa infografica che qualche volta c'è qualche problema di fatica. Adesso però Giuseppe devi intervenire. Beh, insomma, questo è un tentativo che abbiamo fatto. Ci sono modelli, soluzioni, centinaia e centinaia. Ne abbiamo guardati molti, ne abbiamo scelti uno. Il tema qual era? Quello di far capire che cosa fa la società, quello spin-off. E che cosa fa? Che cosa facciamo nella sostanza? Beh, adoperiamo una gamma molto ampia di tecnologie, questo è un po' anche per entrare nella prima domanda, una gamma molto ampia di tecnologie, ma dicevo prima, per farne cosa? Perché la cosa fondamentale è capire cosa, cioè, gli strumenti da soli servono a pochissimo, insomma, no? Ma devono essere conosciuti, questa è la condizione ovviamente fondamentale. E devono essere utilizzate in maniera sensata, cioè dare un senso alle cose che si fanno. Quindi devi partire da un progetto, devi partire da un tema, da un problema. Progetto che cos'è? Che cos'è il progetto? Dipende, diciamo. I miei progetti, quelli che penso io, il valore che io vedo in un progetto non è tecnologico, non è... Certo, è il senso, stiamo sempre parlando del senso, sì. Umano, sociologico, antropologico, forse anche economico. Ma che parte da qualcosa o no? Beh, che parte dal presente, che parte dallo stato di fatto. Bravo, esattamente. Quindi è un progetto e un'iniziativa destinata a fare qualcosa, in generale a modificare uno stato di fatto che si immagina poter essere trasformato in senso positivo, o no? Certo. Questa è una definizione tra le tante possibili. Quindi un progetto è un'idea, e poi non soltanto, ovviamente non l'idea è in qualche modo la concezione, è soltanto l'innesco di un processo progettuale, no? Quando si fa una carta, tu parti, Giuseppe, correggimi, parti da un'idea, dal senso che tu vuoi dare. La carta è un progetto e ha quindi un percorso, ovviamente, perché sia realizzato. Beh, insomma,
Nel nostro caso si voleva appunto cercare di comprendere la relazione tra gli strumenti, tra le tecnologie e poi i progetti, quindi i diversi tematismi dei quali ci occupiamo. E quindi questa infografica è costituita appunto da una, in verde sostanzialmente, da una serie di temi. Guarda Daniela, abbiamo anche il turismo. Adesso ti faccio vedere perché. Abbiamo anche poi, ci occupiamo di paesaggio, anche di aree protette, che ha una forte connessione, ma anche poi delle valutazioni ambientali, ma ci occupiamo anche di sviluppo rurale, poi vi dico anche il perché, ma anche delle risorse culturali. Insomma, sono le cose di cui, insomma, parole chiave di cui chi si occupa di gestione del territorio e quindi conoscenza del territorio per costruire progetti di miglioramento, di cambiamento, di mitigazione di criticità, queste sono, come dire, l'agenda di chi si occupa di territorio in generale. Mentre qui sotto abbiamo un po' di tecnologie. Questo colore un po' dal rosa al marroncino, sono le tecnologie che abbiamo a disposizione. E questo è un po' per rispondere alla prima domanda, però volevo proprio evitare di presentare tecnologie di per sé. Le tecnologie di per sé non hanno un'anima, e invece alle tecnologie bisogna dare un'anima perché abbiano un senso. Vorrei che questa cosa, come dire, venisse trasmessa in maniera forte. Sì, sì. Sì, sì, sì. Bravo, questo è già una. Esattamente, perché appunto sono fortemente connesse, però è importante mettere in evidenza le relazioni, che tra l'altro sono relazioni che vanno nei due versi, poi vediamo anche il perché. Alcune tecnologie. Realtà aumentata ormai, no? Ci sono applicazioni, ma peccato che non ci fa, peccato, non fa niente. Ma insomma, sui nostri smartphone ci sono delle cose straordinarie. L'IAR, ma insomma, tu forse ne hai. L'IAR è una delle tante, ma ce ne sono tantissime. Quando se troveremo un momento per avere anche una connessione alla rete, cioè Team, ma insomma, possiamo vedere se c'è una gamma, ci occupiamo di queste cose. LBS, LBS. Tu devi sapere cosa sono. Ma tu sei rimasto proprio all'informatica teorica con poche applicazioni. E invece una cosa fondamentale, Daniela, tu devi, praticamente il tuo futuro è basato su questa cosa, LBS. Per il marketing territoriale, senza gli LBS non vai da nessuna parte, ne parlavamo stamattina. Vuol dire location based services. Quindi servizi, d'accordo, a valore aggiunto, georiferiti, localizzati. È una cosa fondamentale. Se non localizziamo, se non georiferiamo la masseria, lo Jazzo, nessuno che gira di queste parti vi viene a sa che siete da questa parte. E se sviluppate dei servizi, saranno i servizi localizzati, LBS, Location Based Services. È una tecnologia ormai molto molto evoluta, ne stiamo parlando, le prime tesi di laurea le abbiamo fatte 10-15 anni fa su questo argomento. E l'altra cosa fondamentale, e questo soprattutto per la Silvia, sto parlando adesso di architetti e urbanisti, insomma, cosa sono i sistemi di ascolto, Silvia? Adesso non mi deludere. Immagino che siano metodi di acquisizione dei dati da parte dell'utenza. Sì, brava, esattamente così. Sono sostanzialmente modalità per, come dire, integrare conoscenze, come dire, che caratterizzano il mondo delle istituzioni. Se mi si ascolto, sono soprattutto riferiti alle comunità locali, insomma. Beh, c'è uno sviluppo straordinario appunto di sistemi di questo genere, no? Che possono anche essere tranquilli, cioè che sono sostenuti anche da apps come quelle che ormai ciascuno di noi ha
in uno smartphone. Ce ne sono sviluppi, ovviamente possono essere realizzati anche un sistema di interviste, può essere anche costruito come sistema di ascolto. Il sistema di ascolto ovviamente fa un riferimento a che cosa? Chi si ascolta in generale, portatori di interesse, ma anche portatori di diritti, c'è una bella differenza sostanzialmente, no? Noi spesso siamo ambedue nella duplice condizione di portatori di interesse, ma anche portatori di diritto, soprattutto voi giovani. Avete un diritto al vostro futuro, tra le tante cose, no? Sì. E poi, ecco, l'altra tecnologia, insomma, sono le applicazioni georiferite, sistemi che sostanzialmente possono risiedere, c'è uno sviluppo straordinario di GeoApp. Beh, ovviamente le piattaforme web, ormai senza una piattaforma web non si va da nessuna parte, questo è che è la condizione fondamentale per archiviare, gestire, accedere, condividere, comunicare, ormai veramente. Ecco, GeoSDI invece è una piattaforma di gestione di dati geografici molto importanti, che tra l'altro è sviluppato anche da un socio che è utilizzato moltissimo soprattutto nell'ambito della protezione civile. Questa è una cosa che poi vi raccomando, ma ci metto poi tutta la documentazione. Ovviamente system integration, tu ovviamente sono l'integrazione dei sistemi, più una cosa, data integration è la stessa, sostanzialmente appartiene alla stessa famiglia, più sul versante hardware e più sul versante software, sostanzialmente. Change detection è una cosa, invece è un altro termine chiave. Cosa vuol dire change detection? Però devi parlare più forte, Silvia. Intercettazione del cambiamento. Sì, questo sicuramente. Però change detection è uno strumento, è una tecnologia molto potente, molto interessante, che consente con dei software di individuare, quantificare, classificare, ad esempio, i cambiamenti che sono intervenuti su una determinata porzione di territorio. Sono tecnologie che derivano appunto sono software che servono per utilizzare prevalentemente immagini. Questa è una parola chiave di tutta la nostra giornata, perché voi sapete che c'è stato un mutamento profondo del nostro paradigma, adopero adesso il termine rappresentazione, del territorio, della città, dell'ambiente. E dal paradigma appunto che ha caratterizzato tutta la, io la chiamo ormai così, maledetta cartografia, ad esempio tecnica delle nostre regioni. Qua nella Puglia avete fatto degli sforzi recenti, grazie appunto soprattutto alla mia ex studente, bravissima vice governatrice, che è l'Angela Barbanetta, assessore del territorio. È stata la studentessa allo IOLO, lei viene da Venezia, insomma. Il dramma delle cartografie tecniche di questo, poi dal 70 con la Costituzione del 1970, Costituzione della Regione, è partito sostanzialmente in questa stagione della cartografia tecnica. In quegli anni là aveva un senso, ma progressivamente l'ha perso. Per moltissime ragioni, Che cos'è una cartografia? Adesso ce lo spieghi tu però, eh? Adesso tu ce lo spieghi, mi dispiace, ti tocca. Cos'è una cartografia? Così, ma è molto semplicissimo. No, come semplicemente. No, perché comunque chiaramente. Che cos'è? È una lettura È una lettura che fa chi? Che fa l'uomo attraverso. Ma l'uomo chi? L'uomo chi? Quando tu fai una carta, fai una cartografia, chi la fa sta cartografia? In che senso? Nella rappresentazione? Chi fa il progetto? Lo fa l'uomo, cioè in questo caso io, comunque chi si E questa è una delle questioni cruciali, questa è una delle questioni cruciali, perché in generale appunto una cartografia è la rappresentazione grafica di un proprio modello interpretativo. Sì. Giusto? È giustissimo, assolutamente. Io faccio, cioè, nell'approccio è questo.
Il problema qual è, almeno come io lo vedo, poi ovviamente i punti di vista possono essere, è che i modi di vedere un territorio sono molteplici al cubo, sì. Giusto? Sì, sì. E quindi la cartografia sostanzialmente in generale non dà le risposte che in molti, con molte culture, con molte sensibilità, con molte riflessioni, che molti aspettano. Quindi è una risposta in generale parziale. Adesso, ovviamente, la cartografia che fai tu ha una forte connotazione. Stiamo parlando di cartografia tecnica. Cartografia tecnica è sostanzialmente un modello autoreferenziale. E cioè lì un set di tecnici, anche di specialisti, di topografi e quant'altro, hanno immaginato quello che poteva essere, in questo caso, l'informazione utile e necessaria, ma cioè un processo privo di sistemi di ascolto. Privo di sistemi di ascolto, quindi un servizio, ovviamente, un prodotto fortemente autoreferenziale. Mentre invece la cartografia tecnica aveva la pretesa di essere sostanzialmente, ma in realtà è stata concepita esclusivamente per cominciare a fare i piani regolatori allora. Quindi con una limitazione forte che ha poi inciso su tutta una serie di altri aspetti. Beh, insomma, la cartografia oggi è un termine, secondo te, è un termine... Ma è molto, no, è semplificato in realtà poi, cioè secondo me come termine, perché no, l'espressione... No, è un termine che è sbagliato. Ah sì, ok. È totalmente sbagliato. Ma perché è sbagliato? Quale termine sarebbe sbagliato? Cartografia. Cartografia. Perché è già la prima parola, assume l'uso di un supporto specifico. Ve lo sto proprio mettendo in bocca. Siamo sulla carta in realtà, no? Com'è? Sì, ma... era grafia, era carta, è grafia, quindi è una rappresentazione, un sistema di segni di un modello interpretativo di un territorio, di una realtà, giusto? Sì. Ha, come dire, alcune questioni, come dire, critiche molto, molto evidenti. Oggi la cartografia, soprattutto nei tempi che corrono, è un termine che non funziona, perché oggi, appunto, per conoscere un'area, un territorio, una città, un ambiente, si parte da che cosa? Si parte da? Dalla conoscenza del luogo. Sì, però la conoscenza abbiamo detto che ha una cosa alla base. Si parte forse dalle persone che ci vivono. Questo è anche buono, questo è più un... certo, ma si parte da dati. Ah, beh, certo. E certo. appunto, allora oggi, appunto, quindi... questo termine io veramente lo odio ormai. Stiamo di fronte a strutture di dati che possono essere quindi appunto visualizzati con modalità diverse in ragione delle utenze e degli utilizzi. Punto fondamentale. Questo è il perno del grande cambiamento, del cambiamento del paradigma. Siamo passati da un paradigma basato sostanzialmente su un sistema di segni, siamo passati adesso a un paradigma basato invece sulle immagini, dove le immagini però non sono le fotografie, ma sono strutture di dati. Un sensore a bordo di un satellite, ma anche a bordo di un aereo, ma anche a bordo adesso di un drone, noi costruiamo droni, li utilizziamo ormai da anni e così via, d'accordo, o le stesse immagini, perché le immagini che scattiamo sono tutte immagini georiferite, quindi sono dati georiferiti strutturati e quindi vanno a costituire database che possono essere quindi utilizzate e rappresentate in ragione all'utilizzo che ciascuno di noi può farne, che è diverso quello mio da quello di Adriano, da quello di Silvia e così via. Quindi siamo in una condizione di paradigma fondamentalmente mutato, quindi un paradigma basato appunto in un paradigma dell'immagine ormai, la rappresentazione del territorio,
e non soltanto del territorio, ma del territorio in senso lato, è basato appunto sul paradigma dell'immagine, dove per immagine si intende strutture di dati. Voi sapete che un'immagine, appunto un'immagine, quindi un sensore, è una struttura di dati, è una struttura di dati, quindi sono dati di tipo geometrico sicuramente, ma c'è tutta la componente radiometrica, quindi consente sostanzialmente ai software di questa ultima generazione, consentono ovviamente delle classificazioni, delle elaborazioni complesse che danno appunto un contributo fondamentale alla conoscenza, nel senso difficile, alla conoscenza nel termine, nel senso che davamo prima, conoscenza appunto del territorio, che è la condizione fondamentale per fare, quindi per sviluppare azioni, per fare processi di partecipazione, per fare progetti, per fare politiche. Questa è la condizione fondamentale, quindi per questo, tecnologia non serve a niente se non gli diamo un'anima e se non gli diamo un progetto. Questo è il come dire, messaggio. Anche l'obiettivo, perché io faccio certo. Il mio esempio. L'obiettivo è l'anima del progetto, il cuore del progetto è l'obiettivo. Cioè io mi trovo a fare questa attività effettivamente perché vivo in questo territorio, se fossi stato altrove avrei fatto altro. Certo. Obiettivamente noi, cioè, perché poi chiaramente noi collaboriamo, cioè abbiamo una serie di persone con le quali condividiamo, no? Cioè, certo. Ci chiediamo sempre a chi è rivolto il prodotto che stiamo realizzando. E cosa fai per sapere, per dare questa risposta? Sicuramente noi attingiamo a fonti che sono quelle dell'analisi degli oggetti o comunque questi dati. E questo appunto, però adesso ti volevo spingere su questo termine sistemi di ascolto, perché sistema, vanno immaginati con modalità infatti, differenti, che possono essere. Voi sapete che anche Google fornisce uno straordinario sistema. È questo sistema di intervista, di questionario. Adesso non mi ricordo come si chiama, lo apriamo spesso sostanzialmente. Tu predisponi sostanzialmente un questionario, lo metti in rete e dopo poche ore hai già delle risposte che ti vengono direttamente organizzate su un foglio elettronico. Cioè, è un servizio straordinario, guardatelo, utilizzatelo, questo serve a tutti in maniera straordinaria. Poi lo cerchiamo comunque, lo troviamo. Poi ce lo cerchi, ce lo racconti. Forse Forms, sì. È uno strumento fantastico, ve lo consiglio, ve lo raccomando. Tra le tante ovviamente opportunità che ci dà Google, poi speriamo, vediamo poi come va a finire con Google, ma insomma comunque. No, è interessante anche capire l'arco temporale di queste. Tu lo fai partire oggi, lo tieni a settimana, un mese, due mesi, cinque mesi, quindi dipende perché da te. Il nostro è fermare un istante, no? Cioè l'istante dopo è un'altra cosa. Infatti, questa è una cosa anche... L'istante dopo è un'altra cosa. Vabbè, andiamo avanti un po'. Fermare un istante sul territorio è dovuto anche a un'esigenza che il territorio intorno a noi cambia moltissimo, perché purtroppo certo che ci molto. Sono... E come purtroppo? Ci sta pure a fare. Togli pure la parola purtroppo, cioè, cambia per mille ragioni, per l'azione o la mancata azione di... Andiamo avanti con le nostre cose. Siamo fermati al change detection, che purtroppo ciascuno di questi termini, stiamo parlando di tecnologia, apre una serie di questioni su cui molte volte appunto. Poi c'è tutto il tema della restituzione, questo è anche un tema, insomma anche un termine, perché restituzione può essere anche utilizzata nel senso del delivery, cioè la consegna specifica di un certo tipo di dato a qualcuno che immagina di farsene qualcosa. Questo è un altro tema, quindi c'è anche questo tema della fornitura, del delivery, cioè della consegna come dire, a qualcuno che ne ha già immaginato, che ne ha espresso una domanda. Oh, fotogrammetria, fotogrammetria è un'altra questione fondamentale, un'altra parola chiave ovviamente,
che ha una origine ormai non è strettamente legata ovviamente alle nuove tecnologie, ma qua sto dicendo una stupidaggine, perché poi fotogrammetria, aerofotogrammetria, perché adesso poi vedremo, l'aerofotogrammetria ha fatto proprio recentissimamente un salto straordinario in una tecnologia che qua non è presente perché stiamo lavorando proprio in questi giorni, si chiama Dense Imaging Matching, che è un processo sostanzialmente di acquisizione aerofotogrammetrico. Abbiamo fatto il rilievo recente, ma questo sarebbe carino anche lavorarci insieme con una piccola esercitazione, ma insomma poi vedremo. E abbiamo fatto il rilievo aereo appunto con questa tecnologia tutta la provincia di Venezia, sono 44 comuni, 3.000 km quadrati, e che è una nuova tecnologia che sostanzialmente riproduce, ma a un decimo dei costi, quello che produce un rilievo LIDAR o LIDAR. Che voi sapete che cos'è il LIDAR? No? Tu sì? L'ho sentito, però non ricordo esattamente. La facoltà di architettura. Il sensore di sotto del drone, che è un LIDAR. Un drone imperfetto. È vero che ci sta adesso un LIDAR anche a bordo, però costa della Rigol, però costa 100.000 euro. Quindi. Ma ci sono sistemi aerotrasportati, sono laser aviotrasportati. Sì, che quindi producono nuvole di punti. Questa è una tecnologia, questa dense imaging matching, e che riproduce nuvole di punti, quindi modelli 3D ad alta risoluzione. Modelli 3D è un'altra parola chiave per chi si occupa di territorio, è strettamente legata all'altra parola chiave che è immagine, paradigma dell'immagine. Ormai siamo passati, del tutto evidente, anche là Google ci ha dato un grande impulso, da una virgolette rappresentazione 2D a una rappresentazione 3D. Cioè, non è soltanto com'è? La morfologia della vista. La morfologia della vista non esattamente, è la produzione di un modello 3D del territorio di interesse. Poi su questo vediamo qua. C'è molto da dire, molto da raccontare, e siamo adesso proprio in una fase di esplosione del 3D. C'è un bellissimo libro che vi consiglio, a parte acciaio, che si chiama Il mondo a due dimensioni, di Abbott, bellissimo, che è un bellissimo racconto che descrive sostanzialmente la condizione di chi dove vive in un mondo a due dimensioni, senza la terza dimensione, è straordinario. Lo consiglio sempre ai miei amici architetti, ai miei amici urbanisti che disegnano i loro progetti sempre in 2D con i colori e così via. È straordinario. È una cosa veramente, questo leggetelo perché veramente è un libro bellissimo. È un libro della fine dell'Ottocento, tra l'altro straordinario. Abbott, con 2D, questo, non mi ricordo se è inglese o americano. Che l'ha scritto, ma veramente un testo straordinario, di Adelphi, pubblicato comunque, dalla Adelphi. Comunque il mondo 2D ti aiuta ad immaginare quello in 3D, cioè se lo rappresenti lo devi anche immaginare. Su questo non siamo d'accordo, mi dispiace Giuseppe, ma su questo non siamo d'accordo, perché il nostro mondo, come 2D, sai, è un mondo 3D, porca miseria, ci sta poco da fare. No, ma nella rappresentazione... È legittimo avere posizioni diverse. Sì, no, ma nella rappresentazione dico anche... Cioè, il 2D ha sempre suscitato una forma romantica della ecco, vabbè, questo sì. Quindi, ma adesso ti toccherà fare un po' di mappe 3D, questo è un po' il problema. Ma io, cioè, anche realizzarle, quindi oggi la tecnologia... No, ma assolutamente, ma adesso vedremo, ci ragioniamo insieme, perché questo è un bel tema, secondo me, è un bel tema legato appunto alla conoscenza di un territorio, e la differenza tra il 2D e il 3D, secondo me è grande. C'è una grande, tra l'altro, c'è proprio un ordine di grandezza diverso sul struttura dei dati, perché appunto attribuire appunto degli attributi su una struttura 2D è un conto, sul 3D è un pochettino più complicato. È in un senso, no, della dimensione del tattile, quasi, giusto? Insomma, così. Vabbè. E, cosa volevo dire? Mi è passato di mente, comunque poi ci ritorniamo. E, ecco, questo è un altro termine chiave, thermomapping.
Termomapping, Silvia. Laser no, no, no. Termografie, termocamere. Sono termocamere, esattamente. Termocamere. Adesso c'è uno sviluppo impressionante di termocamere, da quelle micro a quelle che servono, che noi utilizziamo per la mappatura energetica anche a scala urbana. Ma soprattutto i gestori di condomini adoperano la termocamera per identificare sostanzialmente l'istallo, ma non soltanto, ma anche questo è un tema straordinario perché apre tutto un versante di enorme interesse sul versante dell'integrazione tra questioni critiche, quello dell'energia e le nuove tecnologie, cioè conoscere in qualche modo il comportamento energetico dei nostri territori, delle nostre città, non soltanto dei nostri, delle nostre città. È un tema enorme, adesso ci lavoreremo molto, poi vedremo. Abbiamo fatto una buona esperienza. Adesso vediamo. Si dice che l'efficienza sia il primo passo della transizione dell'economia non fosse. Non c'è dubbio. Bravo, non c'è dubbio, non c'è dubbio. E lì bisogna partire da dati, appunto qui da sistemi di misure, da interpretazione di quei dati. E da conoscenza diffusa di quello che è il comportamento energetico, ad esempio, di una città o di un quartiere, di un aggregato esteso di. No? Voi sapete che i grandi due temi, le due aree onnivore in termini di energia sono ovviamente tutta l'edilizia e tutti i veicoli ovviamente con cui ci spostiamo in qualche modo. No? Il resto conta relativamente poco. Boom. Termomapping, questo è uno straordinario settore di sviluppo perché il termomapping può essere georiferito. Adesso poi vi farò vedere alcune cose. Le faccio vedere subito? Poi facciamo una piccola. Abbiamo questo. Perché non parte questo fanciullo? No, forse. Ah, no, il termine, scusa. Allora, termomapping, qua ecco, avete già una idea del come funziona questa cosa, cioè termomapping dà un contributo per i temi energia e città, un contributo ai temi del rischio idrogeologico, perché a diversa la termografia può essere applicata anche ad aree vaste, anche ad una falda in movimento, perché ovviamente la temperatura dà un contributo all'analisi, esattamente, e quindi è un contributo forte ai temi della valutazione delle condizioni di movimento di un evento franoso. Questo tra l'altro è molto importante. Vediamo l'altro riferimento, ovviamente le risorse culturali, perché ovviamente è tutto un altro area di applicazione, ad esempio sulle risorse artistiche in generale, anche un dipinto è una condizione interessante dal punto di vista delle condizioni termiche e così via. Ecco, termomapping, adesso vi mostro, la cosa funziona così, poi da lì si va poi a tutta una serie di schede sostanzialmente, di cose che abbiamo fatto, stiamo facendo. Ad esempio questa è la prima che vedete, questa in alto, è una termografia territoriale estesa, l'abbiamo acquisita con una piattaforma aerea, adesso poi vi mostro anche, utilizzando un aereo molto piccolo, molto sofisticato. Ma la cosa che vi volevo mostrare è questa. Questa è un'applicazione ad un edificio, ma abbiamo fatto un'esperienza interessante. Adesso vediamo se. Eccola qua. Un'esperienza interessante, abbiamo fatto un rilievo 3D integrale tra LIDAR, rilievo laser terrestre. Il tema, ho detto, 3D è una parola chiave di questa giornata. Che è attaccato al tema del paradigma dell'immagine. Abbiamo fatto un rilievo integrato di un'intera città fetta di 20.000 abitanti.
a costi molto... Poi parliamo anche dei costi, perché c'è l'altra questione fondamentale, l'altro paradigma, è quello del low cost, che è un'altra cosa assolutamente fondamentale, legata al mondo dell'open e così via. Questo è l'edito... attenzione, questo è l'esito di queste... questa è una foto? Quale? Questa qua, qui, di sulla destra. È un po' più di una foto. Vediamo che se ci arriviamo. Cosa? L'integrazione di due dati che tra l'altro acquisiti contemporaneamente. Un rilievo fotografico anche dal punto di vista, diciamo, come rilievo misurando. Misurando, ci siamo vicini, un altro sforzetto. Le dimensioni dell'edificio in questo caso. Ah, no. È una demografia, è una foto ma è anche una demografia. Quella, no, questa qua, no, questa, no, qua di, questa qua di destra, di sinistra, scusa, non è una termografia. Quella non è una foto. Allora, quella è l'esito della fusione tra un rilievo laser, quindi stiamo parlando di nuvola di punti, e il dato RGB acquisito in contemporanea con una, ovviamente una macchina digitale che lavora sincronizzata con il laser terrestre. Poi vi faccio vedere anche come funziona tecnicamente la roba. E quindi è uno straordinario esito della fusione di due tecnologie. Perché l'altro. Il laser cosa rileva? Il volume? Il laser emette una serie di fasci luminosi che consentono la misura. Nel ritorno la misura della distanza, quindi tieni conto che lì arrivano quel rilievo, siamo intorno ai 15-20 punti per metro quadrato, tu quindi hai un punto nel 3D, cioè nelle tre dimensioni, quindi una quindicina di punti per metro quadrato, quindi hai una mappatura, un'impronta digitale in quel caso lì della facciata, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, anche un rilievo di qualsiasi oggetto anche fisico sostanzialmente. È una profondità in un certo senso. 3D. 3D, ho detto, sì, ve lo ripeto, chiaro. Siamo nel mondo del 3D, non del 2D, 3D, questo sto giocando, ma insomma, però è assolutamente. E questo poi restituisce nelle schermate che sono passate all'inizio, poi a un certo punto avete un'immagine, sembra una foto ma non è una foto, quella è una delle tante visualizzazioni di una struttura dati costituita dall'integrazione nuova dei punti fusa con altri dati. Questo è il punto fondamentale. Poi quel rilievo lì, d'accordo? Voi vedete che questa è la stessa casa, è messa a posto lì, e su quello stesso edificio, ma su tutti gli edifici, su tutta la città, è stato fatto appunto il rilievo termografico, quindi thermomapping integrale. Quella appunto è una, qui sulla destra vedete appunto i valori, la leggenda delle diverse. Delle diverse temperature registrate in quel momento, ovviamente. Quindi è il delta delle temperature. Questa rappresentazione, voi vedete là, dei colori diversi, d'accordo? Che ti danno appunto il mapping, questo termomapping, ti danno la mappatura del comportamento energetico di quell'edificio in quel momento. Voi vedete che qua sotto cosa c'hai? Qua c'è oh porca miseria. Quindi maggiori sono i punti. La vedi? Che cosa fai là? Che ci fai? Qua? Tipo? Programmi la webettazione, la prima che arriva. Quindi è un dato di straordinario interesse per l'impresa, oltre che per la famiglia. Perché ti dà, appunto, è un dato che ti dà un'informazione netta. Guarda che là. Ti dà il dato e la misura temperatura, l'informazione dice qua bisogna che qualche cosa la fai, però a livello urbano ti dà un quadro di conoscenze sul comportamento energetico di tutta la città,
E questo è un dato, è un elemento, un quadro di conoscenza che interessa a chi? Dovrebbe interessare la comunità. La programmazione energetica interessa quindi l'ente locale soprattutto, ma non soltanto l'ente locale, ma anche gli associazioni, che, ma anche imprese che e così via, così via, così via. Ma gli stessi questo cittadini, gli stessi abitanti, perché alla fine si possono rendere conto. Esattamente così. Quindi questo è un po' il senso. Questo, quindi quel tipo di progetto, cioè mappiamo con una molteplicità di strumenti per dare un senso a questa iniziativa. Bravo, questo bisogna scriverlo, tutto quello che dice qua Adriano e anche voi ovviamente, ma sono degli statement importanti, è esattamente così. Purtroppo questa cosa qua sul streaming non va bene, perché se non ci stanno loro, o se non siete voi ovviamente, è così, quindi questa è un po' una raccomandazione. Boh, quindi il questo ovviamente tra l'altro è un codice colore, può essere tranquillamente modificato. Tu hai una mappatura della condizione, sulla quale che è la base per intervenire. Quindi la conoscenza a base di un iniziativa di un progetto, quindi conoscere per decidere qualche cosa avendo gli elementi conoscitivi reali. Questo è, come dire, anche un altro modello politico-culturale che dovrebbe essere trasferito in tutte le altre condizioni che riguardano sicuramente le questioni del territorio, della città e quant'altro. Conoscere per avere una base laica, come dire, condivisa per... Adesso abbiamo la tecnologia, ma anche prima della tecnologia si diceva conoscere per deliberare, no? Assolutamente sì, sì, questo è un po' più complicato ancora, insomma, ecco. Servizi pubblici per questo. Ma questo è una parentesi dolorosa, ma qua tutto sommato in questa regione siete ben messi rispetto ad altre regioni, ma insomma comunque. Questo è quanto. Però attenzione, questa immagine ha un'altra caratteristica, vediamo se la scopriamo. Cosa sono tutti quei cavoli di segni là? Si vede poco? No, ma si vedono, dai. C'è una rete. Esattamente così. Che si intravede comunque. Vedete tutti questi oggettini qua? Ah, pensavo l'altro. No. Boh. Quello è un classificatore ad oggetti. Tu sai che sono i database ad oggetti. Quello è un classificatore ad oggetti, adesso vi spiego come funziona, si chiama eCognition, tra l'altro un software di origine medicale che serve per l'identificazione delle masse tumorali sostanzialmente. E mette insieme che cosa? Lavora su due tipi di dati diversi. Lavora sull'aspetto geometrico e sulla risposta radiometrica. Parlavamo di strutture di dati, questo è. Quella è una struttura di dati, perché ti dà sostanzialmente tutte queste aree sono aree, ciascuna diversa dalle altre, quindi è una segmentazione di aree, d'accordo, basate sulle diverse geometrie che hanno una risposta radiometrica diversa. Cioè la temperatura di questo oggetto qua è diversa dalla temperatura di questo oggetto qua. Ovviamente è di scarso interesse per quanto riguarda le situazioni relativamente positive, d'accordo? Però è importante che qua c'hai appunto una maggiore dispersione, perché qua c'è gli spifferi. L'aria calda voi sapete che va in alto, quindi c'è una minore... Mi spiego? È evidente, quindi la lettura qua, e che cosa c'hai qua? C'è il termosifone contro sotto la finestra senza una coibentazione e così via, insomma. Quindi è uno strumento straordinario per l'analisi del territorio e soprattutto per le analisi ambientali, perché dà appunto la classificazione ad oggetti, d'accordo, che consente quindi di dare un senso, quindi riconosce oggetti che possono essere trattati in maniera opportuna strutturandoli all'interno di una database, di una base di dati. Come dire, è proprio il cuore fondamentale di qualsiasi
processo di conoscenza oltre che di rappresentazione, non so se mi spiego. Cartografia morta, finita. Cartografia non esiste, non esiste, non ci siamo ancora inventati un termine diverso. E qua tu puoi fare ovviamente, puoi rappresentare il tutto, e che è la carta, ovviamente niente a che fare con la carta, è tutt'altro tipo di cose. E risorse tecnologiche destinate ad acquisire dati e organizzarli opportunamente in una struttura, in un database, per poter essere poi utilizzata con modi diversi e da soggetti, da attori diversi. Adesso ritorniamo indietro sulle nostre questioni, no? E non so se ce l'ho qua, questa è un'applicazione infatti per una frana. Quindi, thermomapping, eravamo partiti dal thermomapping, no? Bon. Non ho capito. Stavo dicendo che quando vuoi possiamo fare un piccolo... No, guarda che io vado avanti fino a quando vi schiantate, quindi siete voi che vi dovete dire. Perché... No. Ovviamente modelli 3D è un'altra delle parole chiave, ne abbiamo accennato varie volte, e ormai le utilizziamo assolutamente, praticamente turismo, per la sicurezza statale, su tutti i temi. Ma questa ad esempio, questa che adesso vi faccio vedere, questa è una delle immagini di Feltre. Boh, questa roba qua, appunto, ripeto, che cos'è sta roba qua? Beh, questo è un pezzetto del modello 3D HR ad altissima risoluzione del CED, della piazza centrale di Feltre. Questo è un modello, vuol dire che può essere, questo è un affare che tu lo giri, da tutte, lo guardi da destra, da sinistra, da sopra, da sotto e quant'altro. Ed è appunto questo, in questo caso, appunto, vedete che non ci stanno i tetti qua? Perché questa è una integrazione di laser terrestre con dato RGB. Adesso vediamo se riesco a trovarvi... Tra l'altro sono immagini di molto, molto suggestive queste. Vediamo poi se c'è un'immagine delle modalità con cui è stato acquisito, poi lo faccio vedere poi sulla tecnologia. E qua è una delle tante possibili visualizzazioni. Quindi tu puoi ricomporre... Allora, questa vi fa capire come diavolo è stato fatto. Questa è la ricomposizione. È una delle tante visualizzazioni... Tu hai questo modello 3D che te lo puoi girare da tutte le... lo puoi misurare, ne puoi fare qualsiasi cosa. Può essere utilizzato per le politiche di manutenzione, per la contabilizzazione, tra l'altro, ad esempio delle superfici, delle coperture opportune per la localizzazione di sistemi fotovoltaici. Che tu c'hai, quindi, chiaro? Sì. C'hai la superficie, l'orientamento, la pendenza, cioè tutti gli elementi fisici che sono fondamentali per il progetto, per l'installazione. Allora, questa roba qua che vedete in alto, cosa sono? Questi sono i tetti. Allora, la differenza tra LIDAR o LIDAR, insomma, non si può pronunciare in doppio modo, e il laser terrestre qual è? È che il laser terrestre, ovviamente, terrestre, guarda, ma non guarda da solo. Questa è l'integrazione tra il volo aereo LIDAR, d'accordo, e quindi per la costruzione del modello integrato 3D, quindi è necessario. Adesso, il LIDAR, appunto, dicevamo prima, questo lo abbiamo fatto con un volo, un aereo tradizionale, un bimotore tradizionale. Però oggi appunto per superfici relativamente limitate si possono adoperare droni. Adesso il LIDAR sul drone costa ancora parecchio, ma è questione di tempo, tra un annetto da 100.000 costerà 20, 22, 25, 5, insomma, e ormai questa è una
Ormai questo l'abbiamo imparato. La tecnologia è una cosa mostruosa e con un decadimento. Perché questo? Perché la tecnologia, come dire, l'innovazione tecnologica ha questa tendenza inarrestabile al decadimento del prezzo? E costantemente viene rinnovata. Questo, però questo costerebbe di più. Sì, ma tu perché... venderla bisogna abbassare il prezzo, sperando. Beh, questo è un ragionamento economico, questo mi... ma non è solo l'unico... tu cosa dici, Daniele, che sei economista? No, avrei detto la stessa cosa. La stessa cosa, tu pure? Sì. No, beh, le economie di scala sono quelle che hanno portato... Che vuol dire economie di scala? È che la produzione su scala mondiale della stessa tecnologia per tutti rende Esattamente, cioè, quindi è il mercato, è proprio la diffusione della tecnologia che porta appunto a un abbassamento del prezzo, perché appunto è quello che comanda appunto l'economia, perché una cosa è che tu ne fai 10 di pezzi, l'altra cosa è se ne fai 10 miliardi. Una follia oggi, se facciamo un confronto non c'è niente. Non penso che forse sia solo sull'economia, forse la mia ingenuità. Sull'evoluzione c'è anche la componente c'è anche la componente culturale, quindi è in grado mano a mano di utilizzare sempre meglio strumenti e quant'altro, e quindi c'è, sì, questo è uno dei meccanismi. Sì, infatti stanno dicendo appunto del costo della tecnologia, anche della tecnologia leader, che è destinata a diminuire, e poi questa dance imaging matching, che poi vi mostro e vi spiego, va esattamente in questa direzione. Quindi sostanzialmente, sai come funziona? Questo è interessante. Cioè, la tecnologia è vecchissima, era fotogrammetrica, mentre quello che è pompatissimo è il software, che elabora con grandissima efficienza. Del resto il software perché costa poco? Perché lo fanno i cinesi, gli indiani e così via. Cioè la tecnologia tendenzialmente costa sempre di più del software. Adesso il software lo fanno gli, tra virgolette, il proletariato del digitale. Questo è, infatti questa è anche un'altra tendenza di cui tener conto. E vabbè, comunque andiamo avanti. Quindi questo è il modello costruito appunto mettendo, devi appunto avere il rilievo delle coperture, che lo fai dall'alto ovviamente, con quello da terra, e poi fondere, quindi c'è la tecnologia della fusione e dell'integrazione dei dati, è uno dei termini che ricorrevano prima. Poi adesso magari facciamo un perché qua non c'è. Sì, questi sono, questo è un po' il Lego della storia, insomma, no? Oddio, perché non si carica? Non si vuole caricare? Vabbè, tanto avete capito. Sì, eccolo qua. Qui sono i vari pezzi. Sono i vari pezzi che possono essere montati, insomma, ecco. E un architetto senza sta roba che cosa ci fa? Ne parlavamo stamattina sulla... vabbè, ma questo è qualcuno mai vi ha fatto qualche seminaretto di queste cose? Qualcuno? Mi ha fatto qualche seminaretto, vi aveva fatto fare qualche cosetta, e poi meno male, dai, qualche cosa pure per caso. No, adesso torno un attimo sulla tecnologia, perché vi faccio dare un'occhiata un po' alla guardiamo un attimo come... Oddio, questo perché non parte? Non vuole partire? E mo se stanno... c'è qualche problema. Ha messo sensori, ma guarda, questo non funziona, ma guarda. Ma che sciocco, vediamo se ci andiamo da un'altra parte. Adesso poi devo dire ai sviluppatori usti quali il perché non funziona. Questo è un po' una rassegna di tecnologia di ogni genere, vediamo il nostro, poi ve le racconto una per una se non vi annoio. Eccolo qua. Ok.
c'è sempre la scheda, questo potete andarci a vedere, a guardare quando volete. Boh, questo ad esempio è il marchingegno che abbiamo adoperato più per il rilievo a Fermo, ma semplicemente perché è una città tutta in salita, sono tutte strade, insomma un po' difficile. Questo è semplicemente stava un quadro. Questo con due laser. Beh, questo non si vede, ma in realtà appena sopra il laser si vede un po' male, c'è appunto una macchina digitale. E quindi la scansione laser è integrata con l'acquisizione RGB, quello che ti consente quindi di fondere la nuvola di punti del laser con il dato RGB. Ma ormai questi sistemi poi li metti, puoi metterli da terra fissi, puoi mettere su ce ne sono, questo è un leader, questo di sotto. Ma insomma, queste ormai sono tecnologie ormai consolidate, non sono tecnologie che si possono dire. Però innovativa è la possibilità di fondere dati che provengono, acquisiti da tecnologie diverse. Questa è un po' la cosa, credo, abbastanza interessante. Ma ritorniamo indietro. Ecco, l'altra cosa poi anche dal punto di vista della raccontare, no, non è semplicissimo. E allora il nostro problema è stato sempre quello di vedere un po', di raccontare cosa facciamo in maniera che si capisca il senso della connessione tra applicazioni, insomma, tra applicazioni tematiche e tecnologie. E allora questo è un filtro sostanzialmente che mette in relazione appunto la tecnologia con le diverse possibilità di utilizzo. Quindi i dati del leader avionico integrano queste diverse cose e così via. Queste sono appunto utilizzi di tecnologie su integrazione di tecnologie. E sono i servizi associabili sostanzialmente. Ritornando, chissà perché sono due o tre cose di cui non funziona la connessione. Poi, vabbè, e anche chissà perché si è degradato. Vabbè, capita ogni tanto, no? 3D battimento. La stessa cosa, appunto, è. Vediamo un po'. No, ha perso la connessione, vabbè, tanto. Vabbè. Che dice la voce lì? Immagini da droni. Ah, sì, immagini da droni, sì, appunto. Droni. Dunque, i primi droni li abbiamo costruiti, realizzati, perché c'è questa cosa, c'è questo approccio anche open sulla tecnologia droni. Ormai si compra, ma già noi i primi li abbiamo costruiti nel 2009, facevano schifo, adesso ne facciamo alcuni completamente diversi. E, soprattutto i tedeschi, poi australiani, americani, poi giapponesi, coreani, insomma. La componentistica, tra l'altro costa prezzi bassissimi, era già disponibile parecchi anni fa, sostanzialmente. Noi i primi li abbiamo costruiti tre, 2009, ci sono costati un 3.000 euro di materiale, oltre poi il lavoro e l'allestimento. Un motorino, due motorini elettrici, costavano 20, 30, 40 euro sostanzialmente, così via. Poi la componentistica elettronica di più, il CPU GPS costava 20, 30 euro, adesso ne costa 2 euro, 3 euro, no? Un CPU GPS e così via. Quindi è possibile ormai costruirli. C'è questa bella cosa che io vi consiglio, soprattutto a voi giovani, che la Makers Fair, quella che è stata fatta a Roma, sarà prossimamente. E su questa cosa vi consiglio un testo molto bello che ha scritto anche di un veneziano molto bravo, che si chiama Futuro Artigiano. È uscito da poco. Ma questo scrivetevelo, andatelo a cercare, Futuro Artigiano.
chiedo scusa, io sì. Farei una pausetta. Vabbè, io l'ho detto, io sì. mi dovete staccare la spina sì. E dopo ricominciamo. Sì. Sì, io... sì, così...